ai ranghi completi al netto degli assenti giustificati, quindi possiamo iniziare. L'assessore anche Borrelli è impegnato in una riunione, ma penso che poi ci raggiungerà più tardi. Possiamo dare inizio con l'esecuzione dell'inno nazionale. Procediamo all'appello. Quindi, Anasia, Amaggiù, assente. Ambrogio, assente. Degli assessori tutti presenti tranne Borrelli, che è impegnato al COAPSER. Nomino scrutatori, Bergesio, Allasia, Somaglia. Quindi oggi, come noto, due punti all'ordine del giorno, essendo seduta per l'approvazione del rendiconto, non sono, come noto, ammesse a interrogazioni e mozioni. Ricordo che per la delibera numero 2, a norma del regolamento, i tempi sono raddoppiati, i tempi di discussione, così come nella discussione del previsionale anche il rendiconto. Prima di passare la parola al Sindaco, che ha alcune comunicazioni da fare, io vorrei solo esprimere il cordoglio della città per l'improvvisa scomparsa di Roberto Fabi, e tra l'altro ricordo il mio compagno di oratorio, tanti anni fa nell'oratorio di Sant'Antonino, prematuramente scomparso in modo tragico a causa di un incidente stradale, e penso di interpretare anche i sentimenti dell'intero Consiglio se esprimo il cordoglio dell'amministrazione nei confronti dei parenti, in particolare dell'anziano papà, già sottufficiale della compagnia della Guardia di Finanza qui di Bra. I funerali si sono svolti oggi pomeriggio. La parola al Sindaco. La ringrazio, signor Presidente. Avrei
mi unisco alle parole di cordoglio che ha usato nei confronti della famiglia Fabi per questo grave lutto che ha colpito la città. Nei giorni scorsi è mancato il signor Alessandro Garombo, il papà della nostra dipendente Luciana, dipendente del Museo Craveri, membro il signor Alessandro della locale associazione Amici dei Musei, molto attivo, ha lavorato tantissimo come volontario del museo e lascia un vuoto incolmabile. Ci uniamo al dolore della famiglia. Ci sono poi due notizie di interesse generale, una molto, molto bella, molto particolare: l'OK Bra è campione d'Italia, non è un fatto che ricorre ulteriormente, ma molto significativo che questo sodalizio sportivo riesca a portare il nome della nostra città sempre a livello nazionale, a livello mondiale, e quindi è un grande orgoglio. Peraltro quest'anno vengono festeggiati i 50 anni e quindi ci saranno una serie di iniziative di cui vi daremo notizie, perché stanno organizzando alcuni momenti di ricordo, perché sembra impossibile, ma 50 anni fa, per iniziativa di due personaggi che non ci sono più, che sono attivi o bravi da un lato, Lorenzoni dall'altro, dopo le Olimpiadi e dopo i contatti presi a livello di stadio olimpico, ritornando a Bra, nacque l'idea di svolgere di fondare a Bra un primo sodalizio sportivo di hockey. E in quel momento, poiché a livello regionale non c'erano squadre che giocassero, la squadra più vicina era il Nizza, e quindi le prime partite venivano fatte tra Bra e Nizza. Immaginatevi con le difficoltà delle comunicazioni di 50 anni fa, ma farà parte di un momento di storia anche molto particolare. Mi auguro che riescano, nell'intento di fare un piccolo libretto di ricordo, perché ci sono oramai tre generazioni che hanno vissuto e vivono la storia del grande hockey della nostra città. Una seconda notizia è, direi, abbiamo appreso con molta gioia la notizia della liberazione del documentarista Gabriele Del Grande. Era stato a Bra per la scuola di pace, quindi mi piace riportare questa notizia, perché fa parte di un elemento che, insomma, mi ricordo la serata, era stata una serata molto partecipata, con anche un dibattito molto vivace. E poi la comunicazione che quest'oggi, ma soltanto perché sono stata in vacanza qualche giorno e quindi sono rientrata oggi ufficialmente, ho spedito all'ANAS una lettera relativamente alle questioni della tangenziale di Fossano, del ponte della tangenziale di Fossano, e chiedendo una verifica dei ponti della nostra tangenziale e al tempo stesso un riscontro per quanto riguarda gli impegni assunti sulla statale 231 strada Orti, che
oggi ha di nuovo avuto un incidente e quindi ovviamente ci rendiamo assolutamente conto della, dell'assoluta necessità dell'intervento che il direttore compartimentale si è impegnato a fare e quindi ci auguriamo che a partire dall'incontro del 2 di maggio per quanto riguarda i dissuasori, i segnalatori di velocità e poi per quanto riguarda invece gli altri impegni presi vengano mantenuti. Grazie al Sindaco per queste comunicazioni. Consigliere Allasia, prego. Grazie Presidente, buonasera a lei, buonasera a tutti. Io volevo fare un intervento perché volevo proporre una mozione d'ordine sull'ordine del giorno odierno. E questa mozione d'ordine viene dopo attenta riflessione e riguarda il punto 2 dell'ordine del giorno, cioè l'approvazione del bilancio consuntivo del 2016, perché quasi casualmente il giorno scorso, mentre studiavo le carte e non avevo ritrovato immediatamente il testo della delibera che era stato inviato dall'ufficio segreteria venerdì scorso, mi sono reso conto che tutti i documenti che abbiamo avuto a disposizione con il testo della delibera con invio di venerdì scorso non sono tutti i documenti che abbiamo ricevuto a partire da 10 aprile a il venerdì scorso, appunto. E andando a vedere il regolamento prima del funzionamento del Consiglio Comunale, che nel caso specifico dell'approvazione di bilancio fa riferimento per i tempi di deposito, per i tempi di messa a disposizione dei documenti al regolamento di contabilità, il quale all'articolo 62 recepisce i limiti di tempo dettati dal testo unico degli enti pubblici all'articolo 233, il quale indica che la proposta di deliberazione consigliare, la relazione, lo schema di rendiconto devono essere resi all'organo di revisione dei conti almeno 20 giorni prima per poter esprimere il proprio parere. Inoltre, gli stessi documenti devono essere messi a disposizione dell'organo consigliare 20 giorni prima della data prevista di deliberazione. Per quanto riguarda invece il riferimento proprio legislativo, cito esplicitamente che il conto economico e lo stato patrimoniale corredato degli allegati previsti dalla legge per divenire all'approvazione da parte dell'organo esecutivo della proposta di deliberazione consigliare del rendiconto di gestione, dello schema di rendiconto e della relazione di cui l'articolo 231 del TUE, appunto, e lo schema di rendiconto di gestione corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge, tutti gli allegati, e relativa proposta di approvazione sono messi a disposizione dell'organo consigliare 20 giorni prima della data di approvazione prevista per consentire ai componenti di esaminare la proposta della Giunta. Quindi in sostanza neanche la Commissione Finanze si sarebbe potuta riunire in assenza della completezza di tutti i documenti, quindi lo schema di rendiconto e tutti gli allegati previsti, oltre alla proposta di delibera. Inoltre, nello studiare all'ultimo momento tutti i documenti che sono pervenuti, e tra l'altro voglio ringraziare qui pubblicamente l'ufficio, nella persona del ragionier Merlino, perché ha sopportato le mie richieste degli ultimi giorni, prolungando anche su orario di lavoro per rispondere alle mie domande e alle mie richieste di chiarimento. Ebbene, anche la nota integrativa, che era
una parte della documentazione piuttosto importante, perché permetteva di decifrare lo schema di rendiconto forniteci in sede di Commissione Finanze il 10 aprile, e inoltre inseriva, aveva al suo interno, per specifiche disposizioni di legge, i criteri scelti per la redazione del rendiconto. Ecco, questi erano presenti nella nota integrativa e invece sarebbero dovuti essere presenti fin da subito nella documentazione a noi consegnataci, cioè 20 giorni prima di oggi. Quindi in sostanza a noi, prima di venerdì scorso, non avevamo la proposta di delibera di cui dovremmo discutere oggi, gli allegati da D a K allo schema di rendiconto, dove questi allegati contengono il rendiconto per entrate per categorie, le spese per macroaggregati, gli accertamenti pluriennali, gli impegni pluriennali, i costi per missione, le spese su contributi EU internazionali che noi abbiamo a zero, le funzioni eventualmente delegate della Regione e tutti gli altri allegati che ci sono stati poi messi a disposizione in fase di convocazione dell'adunanza. E quindi non ci sono, a mio avviso, i presupposti per deliberare in questa sede oggi la proposta numero 2, perché non sono stati rispettati i tempi di messa a disposizione dell'organo consigliare e del Consiglio Comunale dei documenti del bilancio consuntivo. Ora, questa non è, io ho riflettuto molto in questi giorni, dopo tutta la disponibilità ricevuta dall'ufficio, dall'assessore stesso che si è reso disponibile a rispondere a tutte le domande, a tutti i dubbi che avessi avuto in queste settimane. Il problema però non è una questione personale, è una questione di principio. Cioè, noi siamo qui in un'assemblea ordinaria, in una delle due assemblee ordinarie, cioè che si devono tenere obbligatoriamente per la nostra attività di consiglieri, e dove il nostro primo dovere è quello di sindacato ispettivo, quindi di controllo e di verifica, e dobbiamo avere i tempi corretti per poter esercitare questa funzione, indipendentemente dalla disponibilità e dalla volontà individuale. E secondo me siamo in violazione di questo principio per i riferimenti che vi dicevo, cioè per il regolamento di contabilità del Comune stesso, per il testo unico degli enti locali, per cui la mia proposta, la mia mozione d'ordine è quella di eliminare dalla discussione di questo Consiglio il punto 2, perché non ci sono i termini tecnici per poterlo fare. Grazie. Allora, io prendo atto di quanto ha dichiarato il consigliere Allasia. Da un punto di vista strettamente tecnico, io lascio la parola al segretario generale, il quale poi potrà eventualmente avvalersi anche della collaborazione, sì, dei tecnici presenti. Prego, segretario. La documentazione è stata inviata alla Commissione nei tempi e nei modi previsti, quindi io non ritengo, credo che allegati negativi che siano stati, come ha detto lei, dati successivamente, essendo negativi era soltanto una questione formale, poi per carità. Questo è, l'abbiamo rispettato i tempi come è previsto dal regolamento di contabilità. Questa è la risposta del segretario generale. Prego, consigliere Allasia. Grazie Presidente, sarò laconico come il segretario. Questo non corrisponde a verità. Non tutti gli allegati che non sono pervenuti erano negativi, solo quello riferito agli affari internazionali e alle deleghe regionali. Gli allegati dal D in avanti, invece, che sono presenti, come potete vedere, allegati alla proposta che ci è arrivata, non erano presenti all'atto dell'invio del 10 aprile in seguito alla Commissione Finanze. Lo stesso dicasi della nota integrativa, fatto tecnicamente ancora più grave a mio avviso. Grazie.
Grazie ancora. Ragioniere Merlino, prego. Sì, volevo solo dire che per la Commissione Finanze erano stati inviati tutti gli allegati che abbiamo ritenuto fossero utili in quel momento. Gli allegati di cui parla il consigliere Alasia non sono nient'altro che dei riepiloghi specifici su, che sono allegati per legge alla delibera di consiglio comunale. È stata solo una scelta magari sbagliata, anche personale, di mandare via gli allegati che erano quelli sostanzialmente importanti per una discussione in consiglio comunale, senza riempire di carta inutile in quel momento la commissione. Gli allegati sono delle specifiche di qualcosa che era già previsto nei documenti inviati, perché cioè non c'è nulla di diverso rispetto ai tutti quei gli allegati che giustamente il consigliere Alasia dice che in commissione non erano presenti, non erano nient'altro che, anzi molti erano vuoti a zero, non erano nient'altro specifiche, sì, che un di più rispetto a quello che era già sostanzialmente ritenuto importante in sede di discussione in commissione finanze. Questo è la verità, diciamo. Non c'è niente, cioè era già tutto pronto, era solo una scelta per non riempire di carta inutile in quel momento la commissione, perché erano degli allegati in più superflui, diciamo, in quella sede. Sostanzialmente non avrebbero cambiato la discussione, eccetera. Allora, queste sono le parole del ragionier Merlino. Consigliere Alasia ha chiesto ancora la parola, prego. Bravissimo. Ringrazio il ragionier Merlino. Mi spiace contraddirlo, ma diciamo che a decidere se gli allegati sono superflui o meno è stato dapprima il legislatore. E poi è nostra facoltà. Ora, siccome la legge e lo stesso regolamento di contabilità prevedono tutti gli allegati, la proposta di deliberazione, nel nostro caso, visto che i criteri adottati per la rendicontazione di bilancio sono stati ben spiegati nella nota integrativa, anche la nota integrativa doveva esserci resa nota prima, e il ragioniere Merlino lo sa, perché io sono arrivato lì con delle domande che con la nota integrativa davanti non mi sarei neanche posto. Ma questa non è la diatriba tra me e lei. Io qui non voglio neanche, sia ben chiaro, porre un giudizio sull'operato o meno dell'ufficio. A me interessa il dato di principio importante, che se io devo rispettare il mio mandato, la funzione del mio mandato, come spero anche i miei colleghi, allora devo essere messo con tutti i criteri formali e pratici per poterlo fare. Ritengo che questo non sia avvenuto, non me ne sarei neanche avveduto se l'altro giorno non mi fossi accorto che non avevo scaricato la proposta di delibera che era stata inviata ben addirittura due volte nel giorno di venerdì. E allora sono andato poi a verificare quali erano le condizioni di legge. Ma ritengo che poi ognuno può decidere se utilizzare o meno questo tempo e può decidere se quegli allegati possono avere rilevanza tecnica o meno. Ogni consigliere deciderà con la sua facoltà, con la sua coscienza, con i suoi mezzi, ma se quelle sono le regole che devono essere rispettate, e non devono essere rispettate perché per un bisogno soggettivo, no? Ma per un'esigenza oggettiva che il legislatore giustamente ha ritenuto opportuno di porre, e penso che quindi valga la pena e sia anzi necessario rispettarle. Noi come ente pubblico ci ritroviamo spessissimo a confrontarci con le singole utenze, con i singoli cittadini, e a un continuo richiamo del rispetto delle regole. Ora, noi stessi dovremmo dare l'esempio in questo senso ed essere perfetti nel rispetto delle regole.
ancor più su un argomento che non è facoltativo nella discussione consiliare, ma è obbligatorio. Tenete presente che un bilancio di un condominio deve essere reso noto ai condomini almeno 5 giorni prima dell'assemblea di condominio, e parliamo di un bilancio che va dai 20.000 al massimo, diciamo, nella zona di Bara possiamo arrivare a 100-150.000 euro. Qua parliamo di un bilancio con spesa corrente di 22 milioni circa, 40 milioni di giro, 40 milioni di euro di giro, di partite di giro e di entrate e di uscite, e la legge ci chiede 20 giorni di tempo per esaminare tutti i dati a nostra disposizione, che sono, lo ripeto, non solo quegli allegati che ci sono stati forniti, ma la nota integrativa, la proposta di delibera in sé, la stessa proposta di delibera, e tutti quegli allegati, anche quelli nulli, anche se sono un paio, che dovrebbero essere allegati per legge. Però non tutti gli allegati erano nulli, e io ritengo quindi che qua ci sia una violazione del principio legale e del regolamento di contabilità del nostro comune. Grazie. Bueno. Sì, se è ancora utile la discussione, sì, prego, ragioniere, prego. Volevo solo, visto che ci siamo sentiti parecchie volte questi giorni, volevo solo ricordare che comunque venerdì scorso, quando è venuto la prima volta da me, lei stesso mi ha detto: ma perché c'è anche una nota integrativa, non l'avevo vista. Quindi lei ce l'aveva. No, quando è venuto con le domande, ho detto: c'è scritto nella nota integrativa, ho detto: ma io non l'ho vista. Ah, è qua. Solo quello. Chiedo scusa, ma qua devo fare una precisazione. No, chiederei di non scivolare purtroppo nei dettagli della cronaca. Comunque è importante, prego, perché prego, così tutti sono. Allora, ci sono stati 3 invii dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Il primo invio con gli allegati, e negli allegati, e poi alcuni consiglieri non hanno ricevuto gli allegati, per cui c'è stato Serena, giustamente, ha fatto un invio con, ecco. Io ho scaricato tutti i documenti e a mezzogiorno sono andato a parlare con il ragionier Merlino. Secondo voi dalle 11 a mezzogiorno all'una potevo leggermi la nota integrativa? C'era il tempo materiale dal primo invio? Ritengo di no. Il problema è che quella nota integrativa doveva essere a nostra disposizione 15-18 giorni prima di venerdì. Questo è il punto che sto dicendo. Non se sia arrivato il mattino più o meno tardi, perché il tempo materiale di studiare e analizzare ovviamente un documento non possono essere solo un paio d'ore. Grazie. Allora, procediamo in base al regolamento del Consiglio Comunale, articolo 81, commi 1, 2 e 3. In caso di mozione d'ordine, presentata in questo caso dal consigliere Allasi, il Presidente decide immediatamente sull'ammissibilità della mozione d'ordine. Il comma 3 dice: nel caso in cui il Presidente respinga l'ammissibilità e il proponente insista ulteriormente, come mi pare che stia avvenendo, sulla mozione d'ordine sono messi a parlare per non oltre 5 minuti un consigliere a favore e uno contro. Dopodiché il Consiglio decide sull'ammissibilità per alzata di mano. Questo è l'articolo 81, commi 1, 2 e 3 del regolamento del Consiglio Comunale. Allora, da un punto di vista, come dire, formale, può darsi che i rilievi del consigliere Allasia siano pertinenti. Dal punto di vista dei contenuti e soprattutto dell'attinenza dei rilievi alla discussione poi sostanziale che questa sera siamo chiamati a fare, mi pare che i rilievi, ancorché, ripeto, formalmente corretti e ammissibili, non spostino più di tanto la sostanza della questione. Pertanto io mi sento di non accogliere questa mozione d'ordine e procediamo adesso sulla base del regolamento del Consiglio Comunale. Si mette ai voti, quindi oltre al consigliere Allasia parla un altro consigliere, il quale potrà dire sì, no, sono d'accordo, non sono d'accordo, e poi il Consiglio decide per alzata di mano sull'ammissibilità della mozione d'ordine del consigliere Allasia. Quindi voterà a favore chi darà ragione ad Allasia e voterà contro chi non dà ragione al consigliere Allasia. Spero di essere stato chiaro.
si tratta di decidere sull'ammissibilità della mozione d'ordine presentata dal consigliere Allasia. E quindi conseguentemente sull'oggetto della mozione d'ordine, certamente, certamente. Questo dice l'articolo 81, quindi il consigliere Allasia ha già fatto le sue legittimissime dichiarazioni, si aspetta un altro consigliere che dica che eventualmente non è d'accordo. E poi si vota. Allora, leggo testualmente l'articolo 81. Grazie. Nel caso in cui il Presidente respinga l'ammissibilità della mozione, che è questo caso, ed il proponente insiste ulteriormente, sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre 5 minuti, un consigliere a favore ed uno contro. Quindi un intervento a favore e uno contro. Quindi io ho capito solo l'intervento. Sì, uno a favore e uno contro. Quindi chi vuole dichiararsi a favore, chi vuole dichiararsi a contro. Io veramente ho capito solo chi si poteva solo parlare, chi poteva dichiararsi contro, però ho capito male. Mea culpa. Ho capito male. Pertanto io ho detto sono qui e sono qui e aspetto le due dichiarazioni. A favore e contro. Quindi, prego, siamo qui apposta. Prego, consigliere Ferrero. Semplicemente per dire che personalmente, ma credo a nome della maggioranza, non ho le competenze per stabilire concretamente dove si pone questo filo. Credo che la competenza sia di qualcun altro e mi esprimo dopo che chi di dovere ci dica esattamente come stanno le cose, perché non voglio esprimermi in un modo né nell'altro. Voglio esprimermi di essere a posto, non voglio polemiche dopo, per non correre il rischio di alzare una mano e poi mi venga detto alla base dell'articolo tale, 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 avete fatto un atto che non è legale. Quindi ci sono delle responsabilità. Le responsabilità vengono espresse come stanno esattamente le cose. A lume di buon senso mi verrebbe da dire stiamo al merito, stiamo alla sostanza. La sostanza sta in queste 114 pagine, qui c'è tutto, credo ci siano tutti gli elementi per esprimersi. Non certamente la questione del giorno in più e del giorno in meno della comunicazione, però questo è il buon senso, questo è una riflessione così a lume di naso. Però saremmo del parere che ci voglia anche un supporto preciso nei termini delle previsioni di legge. Grazie. Grazie a lei, consigliere, ma se ho capito bene anch'io, il parere del segretario generale è stato espresso 5 minuti fa, piuttosto facciamo ribadire dal segretario generale. C'è anche il parere di regolarità rispetto alla delibera che si viene a approvare, quindi è stato già emesso anche il parere rispetto alla proposta di delibera effettuata. Se c'era qualche... Consigliere Paniero aveva chiesto la parola. Grazie segretario, prego consigliere Paniero. Grazie Presidente. Sì, io mi collego e sono, penso per la prima volta,
passatemi la battuta, d'accordo con quello che ha appena espresso il consigliere Ferrero, nel senso che noi siamo qua, ci troviamo qua a dover votare una delibera che deve essere regolare, passatemi il termine. Definire superflui alcuni allegati non siamo noi a poterlo fare, ma se il legislatore ha stabilito che la documentazione deve essere mandata 20 giorni prima con quegli allegati, quegli allegati dovevano esserci, anche se non ritenuti fondamentali alla discussione. Anche perché vorrei anche che mi fosse chiarito l'aspetto che se partecipiamo alla discussione o alla votazione di una delibera che poi magari dopo un ricorso viene stabilita irregolare, se noi come consiglieri possiamo poi essere soggetti a qualche sorta di, diciamo, procedimento di qualsiasi tipo. Credo che su questo aspetto debba essere fatta maggior chiarezza, su quello che è superfluo perché viene ritenuto superfluo e può essere ritenuto superfluo, e quello che invece la documentazione dovrà esserci per rispettare quello che è la legge. La legge e i regolamenti comunali che in alcuni aspetti richiamano quegli aspetti legislativi. Sulla questione dei 20 giorni non è 18 giorni, 17 o 21, è che qui siamo sempre chiamati ai regolamenti, i regolamenti vanno rispettati, come più volte il Presidente, giustamente, che è il garante del regolamento del Consiglio Comunale, ci richiama per quanto riguarda le tempistiche degli interventi, per quanto riguarda ogni aspetto, e quindi penso che debba valere come principio per tutto e per tutti il rispetto dei regolamenti, dei tempi e la completezza della documentazione che viene allegata alle varie delibere, proposte di delibere. Grazie. Grazie a lei. Segretario, prego. Voglio solo specificare, perché rimanga agli atti, il termine superfluo non è previsto. Volevo spiegare, l'ufficio ha ritenuto gli allegati erano esplicativi della documentazione già inviata nei termini a tutti i commissari nei termini di 20 giorni, esplicativi nel senso che erano ulteriori specifiche di dati già in possesso di tutti i commissari, già inviati nei termini, e l'ufficio ha ritenuto, e mi assumo la responsabilità anche di questo, ha ritenuto di non inviare questa parte di allegati, l'ho detto non in superflui o non previsti, cioè soltanto rigorosamente esplicativi, cioè come ridondanti rispetto alla documentazione già in possesso dei commissari. Questa è la discussione, come se fossero dei duplicati di documenti già in possesso, come se fossero delle specifiche di documenti già, di dati e di documentazione già in possesso. Allora, le posizioni penso che siano state sufficientemente chiarite, ciascuno si è espresso come doveva esprimersi. Non mi risulta che, cioè non mi resta allora che mettere in votazione per voto palese l'ammissibilità della mozione d'ordine. Prego. Velocissimo, perché non ho capito una cosa, o mi è sfuggita. Allora, io ho premesso che sono per discutere del consuntivo che è stato presentato, però se come sembra non sono stati rispettati i giorni e nel caso in cui ci sia un ricorso non so a chi, cosa succede? Ecco, perché per esprimere un voto compiuto sarebbe opportuno anche conoscere quali sono i risvolti, gli eventuali risvolti che potrebbero accadere. Allora, domanda mi pare legittima,
chiedo al segretario di esprimere, è vero che sui due piedi magari non è semplice, però la domanda richiede, allora io propongo 5 minuti di sospensione della seduta, va bene? Consigliere Tripodi? Grazie Presidente, più che una sospensione della seduta sarebbe forse una capogruppo, un attimo per capire e fare il punto della situazione. Secondo me sarebbe, se poi questa non è una proposta non accettata, va bene così, però in questo momento qua, visto e considerato che l'emergere di queste problematiche, sarebbe opportuno magari parlarne in una conferenza capigruppo e confrontarsi insieme, visto che il Consiglio Comunale alla fine è sovrano delle proprie scelte. Però io interpreto la richiesta del segretario generale di sospensione di 5 minuti per permettere a lui, che è il, come dire, custode, diciamo così, della legalità delle operazioni, di fare un attimo mente locale, fare il punto della situazione e poi dopo illustrare sulla base specialmente di quanto ha richiesto il consigliere Somaglia. L'ultima richiesta del consigliere Somaglia andava in questa direzione. Consigliere Ferrero, prego. Poi sospendere, se non ci sono poi interventi contrari alla sospensione, io dichiaro la sospensione. A nome della maggioranza esprimo un parere favorevole alla sospensione di qualche minuto per avere il tempo di chiarire meglio la cosa. Grazie. Grazie consigliere. Quindi non ci sono altri interventi? Va bene. Sospendiamo per 5 minuti la discussione.